Scelsero la mimosa le donne concrete del Novecento che in quel 1946 videro nascere la Repubblica Italiana, scelsero il giallo che ancora oggi colora la giornata internazionale dei diritti delle donne perché era ed è un fiore che cresce spontaneamente in tutto il paese. Da allora le donne ne hanno fatta di strada, non sempre in avanti se guardiamo in alcune parti del mondo, non senza sofferenza e troppe volte a costo della vita se pensiamo che in Italia dall'inizio dell'anno si contano 19 femminicidi. Nel quotidiano ci sono luci e ombre, sulla carta la parità con gli uomini, nel pratico buste paga più leggere, difficoltà di accesso al credito. Fabi, il sindacato dei bancari, fa sapere che le banche hanno più fiducia negli uomini e che al credito agli uomini sono concessi il doppio dei prestiti rispetto alle donne, giovani mamme lasciate da sole e costrette a scegliere tra lavoro e famiglia, sono solo alcune delle diseguaglianze palesi. Certo, ci sono sempre più donne nella pubblica amministrazione, più donne imprenditrici, più donne in agricoltura, Coldiretti in Italia ne stima 200.000 in più e in Calabria un'azienda su tre guidata da donne, ci sono donne manager e sempre più donne in politica con ruoli di responsabilità. Oggi tante iniziative, tra cui l'ingresso gratuito ai musei, parchi, luoghi di cultura, dibattiti utili per avere maggiore consapevolezza dei propri diritti, ma la strada da fare è ancora lunga e non riguarda solo le donne ma anche gli uomini. Una questione di equilibrio tra poteri sbilanciati che in questa giornata di tregua, caratterizzata dal simbolo della mimosa, provano a dialogare.